Buonasera a tutti, benvenuti a Tremezzo, benvenuti al Parco Teresio Olivelli e benvenuti soprattutto alla 12ª edizione del Tremezzo Music Festival. Qualcuno, il più attento tra voi, avrà notato questo logo, questa denominazione che è cambiata dall'anno scorso, non è più Tremezzo Jazz Festival e dintorni, ma è mutata in Tremezzo Music Festival. È stata una semplice operazione di cosmesi per portarci però a un risultato a cui tendiamo così da anni, cioè il fatto di proporre su questo palco, non soltanto ma anche qui di fianco nella sezione vicino al bar Acquacheta, una serie di appuntamenti musicali legati a ogni genere musicale, a ogni disciplina musicale. Per cui quest'anno abbiamo pensato di mettere assieme un po' tutto, anche sulla base dell'esperienza dello scorso anno che avevamo proposto appunto con la prima edizione del Rock Fest, e di denominarlo Tremezzo Music Festival. Abbiamo mantenuto ancora per quest'anno, poi si vedrà, una separazione tra questo weekend, quello che ci aspetta oggi e domani, e il prossimo, quello di 16-17 agosto, in cui ovviamente andrà in scena il jazz. E mentre invece per queste due serate abbiamo dato spazio al rock ovviamente con le varie forme contaminate che vanno dal folk alla musica d'autore. Io prima di iniziare voglio fare un ringraziamento velocissimo, so che ringraziamenti in genere anche noi li faremo eventualmente alla fine, però uno solo ci tengo a farlo subito, ed è per il parroco di Tremezzo, Don Luca, perché è stato veramente molto molto disponibile e squisito. Oggi è il patrono di Tremezzo, San Lorenzo, ed era in programma un concerto nella parrocchia. Lui è stato così disponibile da anticiparlo ieri sera, proprio per non interferire, per non sovrapporsi col nostro festival. Io trovo che questa sia stata una grande dimostrazione di disponibilità e di intelligenza che non è facile trovare, anche e soprattutto dalle nostre parti. Per lui veramente lo ringrazio di cuore. Grazie Don Luca. Ora siamo pronti per iniziare, e questa sera abbiamo, come sempre, sapete benissimo che il festival è articolato su due gruppi ogni sera, abbiamo due situazioni abbastanza diverse tra loro. Per la prima state tranquillamente seduti e ascoltate con attenzione, perché abbiamo ospite una musicista e un artista che non è molto conosciuta dalle nostre parti, anche se ha riscosso veramente dei grossi successi in Europa in generale. È stata al Jazz Festival di Montreux, altro esempio di contaminazione musicale, perché ormai tutti i festival europei più importanti non propongono, anche se hanno nel loro DNA il jazz, ma ormai qualsiasi tipo di forma musicale viene proposto nei grandi festival. Ha avuto dei grandi riconoscimenti sulla stampa europea e noi la proponiamo con grande piacere per la prima volta qui a Tremezzo. Lei è una cantautrice, forse è meglio definirla songwriter, perché lei scrive soprattutto, anzi esclusivamente in inglese, ama scrivere i testi in inglese, e porta qui quindi le sue canzoni che sono dei testi molto raffinati, visionari, con delle melodie definirei a volte sognanti ma anche molto rockeggianti, tant'è vero che lei è definita una cantante indie rock. È accompagnata da Fabio Giangrande alla batteria, quindi io l'accolgo con molto piacere e ve la presento. Lei è Francesca Lago.